Materazzi spara un bolide imparabile che si insacca. Per l'Inter è il crollo di tutte le speranze. Addio sogni di scudetto. E il Catania diventa padrone del campo. Nella ripresa l'arbitro De Marchi annulla inspiegabilmente questa rete di Castellano. Fra il 1886 e il 1902, oltre un milione di italiani emigrò in Brasile. Ho una lunga storia di viaggi e di esperienze in giro per il mondo. Finita la maturità nel 2000, sono partito per l'Australia. Alle 8:10 di mattina dell'8 agosto del 56, nella miniera di carbone dove lavoro, a Marcinelle, in Belgio, sono morti 262 operai, compagni di lavoro. Un carrello ha tranciato la condotta d'olio ad alta pressione per i martelli pneumatici e una scintilla ha scatenato l'inferno. I pozzi con i montacarichi sono diventati camini di fumo e fiamme. Successe una dopo l'altra un po' di cose. Per gli operai prima lo che lavoravano in un'agenzia di comunicazione, poi la ragazza toscana, seminare e costruire strade per poter poi riscattare il terreno col primo raccolto. Molti potrebbero pensare che poiché matrimoni e nascite diminuiscono, allora anche la famiglia italiana è in crisi. Invece no. In Italia la famiglia è ancora la colonna portante della vita sociale. E non solo per questioni d'affetto. Colpi di mortaio venivano giù come pioggia e facevano tremare la terra. Una notte siamo usciti dalla trincea. Io ero con la 15ª compagnia del battaglione Borgo San Dalmazzo. Arrivati alla prima valletta ci siamo buttati a terra. Era piena di morti. Coi morti abbiamo costruito un muro. Poi ci siamo ammucchiati al loro posto. We're gonna
mi ricordo, no, cose belle, cose bruttissime. Tanta, tanta, tanta paura, perché specie quando sentivo suonare le sirene, era una cosa inverosimile proprio, perché lì la paura, finché non sentivi quando risuonavano, che poi dovevi stare attenta, dovevi stare con le finestre chiuse. Gli imputati detenuti disconoscono la legittimità del vigente sistema statuale, intendono abbatterlo e pertanto rifiutano ogni contraddittorio con quello Stato che essi negano. Ne consegue che... Sono stata sorteggiata come giurata al processo di Torino. Non ho avuto esitazioni nel comprendere quel che dovevo fare. Come tutti, come donna, come madre, ho avuto e potrò avere momenti di dubbio e di paura. Per me, per le mie figlie, per i miei compagni, per gli altri. E lo difenderà con tutte quelle grandi! E sareste volevi! E soffrirò! Ti insegna! Innanzi a Dio! Creato e diffuso un clima di odio, di discordia, di guerra civile. Esame di coscienza. Il risultato elettorale del 20 giugno. Le trattative sono interrotte, il padrone non vuole accettare. Sciopero da domani, sciopero. Di far sì che in Italia nei prossimi anni si formi una più grande e più decisiva forza socialista. Non tornate indietro! Colombo! Indietro! Non tornate indietro! Colombo!